Recuperare la sede storica della Regione Abruzzo a Pescara nei due edifici di Viale Bovio e di Via Raffaello di proprietà dell'ente costa 13 milioni di euro. Questo è il lasso nella manica che tira fuori Domenico Pettinari contro i nuovi progetti ben più impattanti sia a livello economico che ambientale. La querelle non si dipana nella realizzazione o meno di una nuova sede nell'area di risulta oppure nel completamento di un edificio come la City sulla Tiburtina, già gravato da situazioni giudiziarie e in ogni caso non in aderenza con i vincoli e le prescrizioni dettate dal piano di rischio aeroportuale. Ecco, la soluzione ce l'abbiamo sotto mano. Palazzo della Regione esiste, ci sono, vanno valorizzati e ristrutturati. Perché ci si volta da un'altra parte? Perché si pensa ad altro? Perché si vuole ricostruire ex novo quando già abbiamo le strutture esistenti? Queste strutture, lasciandole così, stanno perdendo valore, stanno marcendo, si stanno deteriorando e quindi ci potrebbe essere anche un probabile o possibile danno erariale. Infatti io sarò costretto a breve a fare anche un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti per chiedere se questo quest'immobile perdendo valore possa causare un danno. Nel progetto è compreso l'inserimento di un fazzoletto di terra adiacente all'edificio di Viale Bovio che porterebbe il complesso a 13.000 metri quadrati di superficie, uno spazio maggiore quindi di quello che invece si vuole sottrarre, rimarca Pettinari, all'area di risulta per realizzare la nuova struttura che dovrebbe essere di circa 9.000 metri quadrati. Ma mi chiedo perché non si voglia prendere davvero in considerazione di ristrutturare questi palazzi. Cosa stanno facendo qua? Non solo, io sono stato chiamato dai residenti, perché qui soprattutto nei periodi estivi si sente cattivo odore, ci sono sterpaglie, cespugli, ratti che vanno dappertutto, ci sono tossicodipendenti che scavalcano, entrano dentro e si vanno a drogare dentro un palazzo istituzionale di Regione Abruzzo. È gravissimo ed è vergognoso, sembra quasi che la politica si volti e voglia nascondere sotto un tappeto, come se questo non ci fosse. Io la soluzione ce l'ho per il Palazzo della Regione, ma soprattutto andrò avanti fino alla fine per cercare di fare chiarezza e per chiedere perché i progetti si tengono dentro i cassetti, i progetti buoni che vengono fatti dai tecnici regionali, dai dirigenti regionali, si nascondono dentro i cassetti e poi si pensa a realizzare ex novo. Non vorrei che prima o poi si svendesse questo palazzo a pochi spiccioli.